9 e mezza e dal parcheggio qua è ora di andare a nanna. Buonanotte. Notte. Passate le prime 5 ore di gara, ho fatto i primi 28 km, passato il primo cancello, Gianlo è rimasto un po' indietro e ha avuto un po' di problemi di pancia, però adesso la sensazione è buona e via che si va! Adesso non è più uno scherzo, qua la fatica comincia a farsi sentire sul serio, però il posto merita davvero, è fantastico qua. Ancora salita, avanti tutta! Tra l'altro mi sono dimenticato di dire che se questo è il chilometro 35 vuol dire che ne mancano solo 50. Eccomi, sono passate 9 ore. 43esimo chilometro e siamo in cima alla seconda salita, la grossa. Sono un po' sul mortino andante. Bella reale. Olè. Quindi sono a 10 ore e un quarto più o meno di corsa per 50 km. Adesso manca una grossa salita che porta fino a quota 3000. Olè, sono carico e motivato. Questa salita mi sta uccidendo. In più ho appena avuto una grande illusione. Pensavo di trovare un po' di motivazione ascoltando della musica, ma il lettore di MP3 deve essersi acceso nello zaino, per cui mi sono appena accorto che è completamente scarico. Niente musica, niente motivazione. Andrò avanti in silenzio.
qua un gruppetto di quattro. Procediamo più o meno insieme. Siamo tutti nella stessa barca, però perché il prossimo cancello è durissimo, è quasi impossibile. Dobbiamo ancora salire 400 metri di dislivello, fare poi una lunga discesa e il tempo è pochissimo. In pratica è molto probabile che verremo tutti fermati al cancello. Intanto qua però il panorama è veramente spaziale. Per arrivare al cancello, non so se ce la faccio. Cazzo. Ce l'ho fatta. Ho passato il cancello negli ultimi con solo 3 minuti di margine, quindi adesso devo solo arrivare in fondo, e che vuol dire almeno altre 4 ore di sgroppata.